Benvenuti sul mio canale. Allora, oggi è un nuovo video, ma prima di iniziare con il video vi invito a seguirmi su Instagram e sul mio TikTok, che vi lascio sempre qua sopra impressione. In più, qua di fianco vi lascio il solito videoclip dove vi fa vedere dove c'è questo cuoricino con il dollaro, dove c'è scritto grazie. Se ci cliccate vi fa vedere le varie cifre, insomma, che potete donarmi a vostra scelta per sostenere sia me che il mio canale. E per ingranare un po' di più, insomma, anche il mio canale, ve ne sarei veramente grata. In più, sono l'info box, come sempre, vi lascio i miei soliti due gruppi Facebook e la mia pagina Facebook. Se vi fa piacere, vi iscrivete. E se non sei iscritto o iscritto al mio canale, ti invito a farlo e ad attivare la campanellina per non perderti i prossimi video futuri che farò. E se ti fa piacere, condividere questo video nei tuoi vari social. Ok, ragazze, banda alle ciance, ciancia alle bande. Come avete capito dal titolo, video haul misto tra make-up e vestiti. Che ho acquistato da questa mia amica che rivende tutte queste cosine online. Ripeto, loro vendono abbigliamento uomo, donna, bambino, cose per la casa, borse, portafogli, vestiti, ve l'ho detto, trucchi, insomma, un po' di tutto. Se vi interessa, loro fanno le dirette in questo gruppo che si chiama Neverland. Lo trovate su Facebook, basta che vi iscrivete, poi loro vi accettano. Loro fanno le dirette una volta a settimana. Prima le facevano una volta il mercoledì sera, l'estate scorsa, poi la domenica sera, adesso hanno cominciato il venerdì sera a fare le dirette. Poi, ovviamente, se c'è qualche disguido o qualcosa, loro comunque vi avvertono molto prima nel gruppo, 2 o 3 giorni prima, che vi dicono: guarda, la diretta non è più venerdì sera, ma questa settimana lo facciamo la domenica, lo facciamo lunedì o il martedì, insomma, dipende se non succede un qualcosa, insomma, ecco che non riescono a farla il venerdì sera. È difficile, la maggior parte fanno sempre venerdì sera. E quindi ve lo consiglio perché hanno le cose veramente carine, sfiziosi, i prezzi comunque sono molto modici. Ok, banda alle ciance, vi faccio vedere le cose che ho acquistato. Allora, intanto vi faccio vedere due magliette che non metterò mai. C'è scritto L, ma non è proprio L, mi pare tipo MS, e, cioè mi entrano, ma mi stanno troppo attillate. A me le cose attillate per il momento no, anche meno, però ve la faccio vedere. Allora, la prima è questa, è molto carina, vedete, qua c'è scritto L, quindi queste non ve le faccio vedere indossate perché si vede tutta la ciccia, mi vergogno, ed è bellissima. È questa maglietta qua con la tigre, è veramente bella, vedete, questa non sembra una L, però va bene. C'è scritto Never Been Seen, è veramente bella e ha tutti questi glitterini qua nelle lettere, qua nella tigre, ha nei baffi, i strassini, come potete vedere, e queste qui 12 euro l'una. Eccole qua. Io, casomai, queste due, siccome le ho pagate 12 euro l'una, cerco di venderla a qualche mia cliente, perché tanto cosa devo fare? Sono buttato via i soldi e basta. Perché dalle dirette sembrano grosse tutto quanto, invece dopo quando le vai a vedere le persone lo vedi già che non ti può non stare. Io ho sbagliato perché in caso le devo provare, perché comunque per quanto riguarda i vestiti, ragazzi, non c'è problema, perché basta che dite sotto: guarda, se questa mai non la prende nessuno, me la metti da parte così me la dai e me la provo. Infatti a me mi deve arrivare una giacchetta di jeans lunga con le borchie, bellissima, che Jessica, praticamente questa è mia amica, si chiama Jessica lei, me l'ha portata qui a casa, l'ho provata, è taglia unica, mi sta benissimo, solo che adesso, cioè, la vedete in questo video, però io non ce l'ho adesso, in senso, ho iniziato di già a fare questo video. A fine video vi farò vedere una camicetta anche che ho acquistato, ve la faccio vedere indossata, compresa anche la giacchetta. Io adesso momentaneamente non ce l'ho, questa settimana gli dovrebbe arrivare, però comunque ve lo vedete lo stesso, perché intanto io registro sto video, stoppo, poi dopo quando mi arriva la giacchetta riprendo l'ultimo video dove vi faccio vedere questa praticamente giacchetta indossata, però comunque voi la vedete così qua, quindi non mi cambia niente, insomma, però insomma ve l'ho voluto dire, anche tante volte mi vedete col make-up sicuramente diverso. Quindi insomma questa qui molto molto carina. Per il momento questa me la tengo. Poi abbiamo questa qui che la ragazza me l'ha presa, la deve venire a prendere, che è sempre un L, infatti questa è stupenda, è veramente bella. Allora qua c'è scritto Enjoy Every Moment e c'è la scritta tutta qua brillantinata argentata. Qui c'è la borsa dove c'è i brillantini qua, vedete, e la donna comunque che si allaccia. Aspettate, le scarpe, bellissima questa, infatti qua anche ha i braccialetti, i brillantini, anche quanto l'anello. Quella con la tigre casomai me la terrò e se la fa dimagrirmi un altro po'. Cioè, ma me sanno, solo che io non mi ci vedo con la roba attillata, cioè se vede tutta la ciccia a me non mi piace sinceramente. Quindi questa, se la farò dimagrirmi un altro po', allora può essere.
quindi casomai quella con la tigre me la tengo. Scusatemi, quindi tutte e due 12 euro l'una, scusatemi. Adesso vi faccio vedere la camicetta, comunque roba vestiaria, quindi la camicetta, la giacchetta di jeans, ora faccio vedere alla fine. Hanno cambiato anche le buste, bellissime, prima vi davano le buste fucsia rosa, adesso hanno tutte queste buste qua, zebrate, no vabbè, è bellissimo, è un po' pienotto, c'è un po' di cosine, così non vedete niente, e adesso ve le faccio vedere. Allora metto la busta qua, ve le faccio vedere così senza che giro la videocamera. Allora, tiro fuori un po' di cosine. Comincio dalle cose più, cioè sono tutte su cose queste cose, però lo sapete che vi faccio vedere sempre all'ultimo le cose che più belle, che mi piacciono comunque di più. Mi sembra che ho finito, sì, l'ultimo pezzo, e poi la busta la leviamo, giusto che vuota, non c'è più niente. Allora, come prima cosa vi faccio vedere questo anellino qua, vedete, loro scrivono i nomi così sanno chi è che l'ha preso, giustamente, ovviamente che faccio, non lo prendo. Questo anellino, infatti, loro rivendono anche cose di bigiotteria, è regolabile. Quando l'ho visto, dico, no, mio. Questo, allora, se mi ricordo i prezzi, ve lo dico, almeno più o meno, vi basate più o meno i prezzi quanto sono. Questo mi pare o 3 euro, o 3,50 euro, non mi ricordo. Ovviamente che faccio, non lo prendo, non metto a fuoco, ti prego. Ecco, così lo vedete, c'è la luna con tutti questi strassini e la stellina, e questo è regolabile. Io adesso vedo se mi entra senza allargarlo, sì, mi entra senza che lo allargo. Guardate quanto è bello, sapete che sono in fissa con la luna, e vabbè, è veramente bellissimo, è bello proprio, è veramente bello. Era bello se qua c'era una pietra, quelle mie, quei cristalli, adoro. No, vabbè, è veramente bellissimo, ragazzi, mi piace tanto. Quindi questo, ovviamente questi sono regolabili perché li largate per così, insomma, ok. Poi, quindi anellino visto, mi pare sui 3 euro, 3,50 euro, se non erro, questo anche di meno, non mi ricordo. Poi vi faccio vedere questo, che era da tanto che lo volevo provare, che l'avevo visto anche su Instagram da una ragazza, che è questo qui. Questo qui praticamente, ovviamente non è una siringa, è per farvi vedere tipo come che fate la liposuzione entro le labbra, non so se si chiama liposuzione, per farle gonfie. E lo volevo provare ed è questo qua, appunto. Non mi ricordo quanto è costato. Questo proprio no, non mi ricordo. Lip Maximizer da 5 ml, Lip Gloss Ripple Pante. Entro 5 minuti vi rigonfia le labbra, vedete? Qua prima e qua dopo. Lo proverò poi in un video di make up prima che mi vado a mettere il rossetto. Questo lo applicate, aspettate 5 minuti. Quando vedete che l'effetto l'ha fatto, ovviamente bruciacchia un po', ovvio, cioè picca. Io non l'ho provato, però ho visto che l'hanno provato loro, quindi sì, prova bene. Lucida labbra, ah, lucida labbra, lì poi il vabbè. Aspettate praticamente 5 minuti, insomma, vedete che vi fa le labbra ripolpanti. Dopo lo togliete con un panno, un pezzo di scottex ovviamente, e poi sopra applicate il vostro rossetto, perché questo ovviamente rimane lucido, se mettete il rossetto non fa niente, quindi quando ha fatto il suo dovere prendete uno scottex, andate a levare l'eccesso e vi mettete il rossetto. Ed è questo qui, Lip Maximizer rimpolpante collagene attivo di Kiss Omi, eccolo qua, e infatti è giallo, aspettate, vedete la scritta al contrario, eccolo qua. Non mi ricordo se questo 4. Allora, l'odore è buonissimo. Pare di caramella, non lo so spiegare. È veramente buono. E non vedo l'ora questo qui di provarlo. Vedremo poi come sarà. Lo andremo a provare insieme in un Get Ready With Me. Lo provo e faccio così. Prima vi faccio vedere il primo. Io perché altro non è che c'ho tanto bisogno sopra. Un po' più sopra, boh, non lo so. Comunque, vabbè. Dato che siamo in tema rossetti, rossetti vabbè, più o meno, vi faccio vedere questo che è molto molto bello. Questo è della linea Essence, no Essence, Essence. Dalla parte ci abbiamo il rossetto rosso, da questa parte lucido, trasparente, perché questi sono matte, quindi volendo potete mettervi solo il matte, basta, se no mettete il matte, aspettate che si asciuga, diventa matte, e poi sopra mettete lucida labbra, come vi pare a voi. Il pack è molto carino,
Vedete, Essence, quindi non è Essence, eh? Ed è fatto così, questo non è un bottone, non si clicca niente, è carino il pack con tutte le labbra, e questo è lip gloss trasparente, c'è scritto Unlimited Double Touch. Allora, adesso lo andiamo a swatchare insieme, questo è veramente bello, è un bellissimo rosso ragazze, adesso io l'ho applicato. Questo, il pennellino ve lo faccio vedere, vabbè, il solito classico pennellino, questi qua. C'era anche tantissimi altri colori, mi per adesso ho voluto prendere il rosso matte, perché il rosso matte non ce l'ho. Adesso aspettiamo che si asciuga, così ve lo faccio vedere meglio. E questo è Lip Gloss. Madonna, profumano tantissimo. Ok, adesso aspettiamo che si asciuga, poi in caso ci andremo a mettere anche questo sopra, così vedete in due modi, sia matte che con lucido sopra. Poi l'ultimo rossettino, ragazzi, è bellissimo, c'è il pack, è veramente stupendo, leopardato, c'è scritto Fit We. Cioè, guardate, de base, allora è oro, e qua è rosa, e in più c'ha... No, non è leopardato, pare tipo giraffato, le macchie della giraffa, sembra. Tutto brillantinato, veramente bello. E questo qui, questo d'ora, sì, sa del rossetto, l'ho preso, ecco, questo colore qui, Malva Nude, che sapete, io adoro, amo. Andiamo a stendere questo. Non mi ricordo se questo è matto o è cremoso, boh. Allora, questo qui è quello rosso matte, vedete, ancora si deve asciugare bene, vedete qua. E questo qui è quell'altro, questo qui nude che abbiamo provato adesso. Veramente bellissimo, adoro. Bello, adesso vediamo se pure questo è matte, quindi aspettiamo un po', intanto vi vado avanti con le cosine. Quindi, per quanto riguarda bigiotteria, finito l'anello, rossetti, varie cose, è finito. Vi faccio vedere questo fondotinta che è veramente carino. Allora, questo qui non mi ricordo, questo mi pare 3,50 euro, il rossetto quell'altro non so se era 2 euro tipo. Questo pure 4 euro, 5, non mi ricordo, che è correttore e fondotinta, cioè... Guardate la scatolina, veramente carina. Questa è di Febble Concealer Foundation. Io ho preso ovviamente quello più chiaro. Qua vi fa vedere che c'è il correttore. Allora, fatemi sapere sotto nei commenti se ci volete un video make-up a parte dove andiamo a utilizzare tutti questi prodottini, comprese poi anche le palette che ho acquistato. Dopo la palette la scegliete voi. Allora, cioè è bello grande, pensavo che era molto più piccolo, invece cacchio. È bello grande, veramente bellissimo, guardate. Questo da quant'è? Ah, 40 ml, guardate, veramente bello. Io ho preso ovviamente la colorazione mia, che guardate, quasi uguale. Sono proprio chiara, cadaverica io. Questo è lo 02. Allora, praticamente lo aprite e ha la pompetta. Quindi questo qui è il fondotinta. Adesso lo andiamo un attimo a applicare insieme. Ok. Allora, questo qui è il fondotinta. Adesso lo vado a spalmare un po'. Ne ho messo un po' troppo. Comunque, sì, per la mia colorazione va bene, vedete? È uguale alla mia pelle praticamente. Sì. Scusate, tiro su. Sì. Buona la profumazione, pare un profumo, l'odore di un profumo. Per la mia pelle va più che bene, quindi ho fatto bene. E in questa parte sopra c'è il correttore con lo specchietto, c'è una roba carinissima. Fa vedere il correttore, se sì. Ecco, lo metto qua vicino, eccolo. È uguale, va benissimo, top, adoro. Quindi avete sia fondotinta che correttore insieme. Il pack è veramente carino con questa margheritina qua. Allora, il matte, allora quell'altro nude non è matte, ragazze, è cremosino, una roba del genere. Il rosso invece è matte, ma guardate che spettacolo, che matte è, bellissimo. Allora, lo faccio vedere meglio, così è matte. Adesso andiamo a mettere il lucidalabbra sopra, che così se non lo volete matte potete mettere il lucido. Qui ovviamente l'ho sporcato con fondotinta, così è lucido con il lucidino sopra, però io preferisco matte proprio per allora adesso prima di andarmi a pulire,
Questo qui pure è un pezzo forte, è di Miss Rose, è un liquido eyeliner. Eh sì, è un illuminante liquido da 10 ml. Adoro. Adoro perché non ce l'ho questo illuminante qua. C'era quello bianco classico normale, c'era quello oro, classico bianco normale, nel senso quello argento, poi c'era quello oro e c'è questo che è rosa iridescente. Vedete che effetto? Aiuto. Viola, verde, blu, è bellissimo, ragazze. L'ho provato, non nel viso ma nella mano, è una cosa spettacolare. C'ha la pompetta, io adesso lo metto un po' qua. Oh, vabbè, ragazzi, adoro. Ah, questo profumo? Un pochino, sì. Cioè, ragazze, guardate i riflessi, vedete? Adesso lo spalmo. Che gli volevo dire? Guardate che roba. Non so se si percepisce tanto dalla videocamera, ma brilla tantissimo, ragazze. È una roba finta. C'è l'oro, il violetto, il lilla, il rosa. È bellissimo. Guardate che roba, che spettacolo di illuminante. Non ho parole, top, è bellissimo. Allora, ragazze, vado a lavarmi tutto, cioè vado a levarmi tutto questo con la salviettina, poi ritorno così andiamo a farvi vedere le palette, le andiamo a swatchare insieme. Eccomi qua, ragazze. Allora, guardate, rossetto ancora si vede che durano 24 ore, è tosto, bello tosto. Allora, vi faccio vedere queste bellissime tre palettine leopardate che loro ne avevano. Ovviamente tre d'esposizione, poi dietro tutte le palette di ogni, della prima, della seconda, della terza, io ho fatto, dammele tutte e tre, già sei che ha fatto ben bel po'. E ci sono ovviamente colorazioni diverse. Allora abbiamo la caramel, la chocolate e la toffee. Intanto vi faccio vedere la caramel che è di Miss Lara. Questa qui vedete c'è scritto caramel. C'è. Bellissimo il pack. Adoro. Dietro è fatto così. Ha 7 colori, 7 ombretti. Allora aprendola, sempre se riesco, abbiamo ovviamente la pellicolina. Allo specchio, ma guardate il pack, cioè bellissimo. E questi sono i suoi ombretti, ragazze. Veramente belli. Abbiamo 2 matte e 5 shimmerini. Ma guardate come sono fatti tutti strani. Questo è figo perché lo mischiate praticamente insieme. Adesso lo andiamo a provare. Allora, intanto andiamo a provare questi 2 matte. Quindi questo è un arancione e questi due è un giallo e un marroncino. Andiamo a miscelare insieme. Infatti, sì. Questo è l'arancione, qui infatti fa vedere, vedete la sfumatura giallo marroncino. Belli, molto pigmentati. Questo è l'arancione, vedete qua c'è metà marroncino e metà quello più chiaro, tipo nude chiaro giallino. I matte sono spettacolari, sono rimasti pure qua. Mamma mia, belli pigmentati. Allora, di shimmer. Ve ne vado a utilizzare due, ovviamente io perché sono curiosa vado a utilizzarvi questo e questo qui e vi utilizzo questo viola qua. Quindi questo e questo, andiamo a vedere. Lo faccio vedere anche così. Bello, guardate che shimmer, stupendi, bello questo viola scuro, bellissimi. Quindi questa è la prima palettina, ovviamente non vi so sbucciare tutto, però più o meno vedete come sono, aspettate che la pellicola qua l'ho messa al contrario. Perfetto, quindi la prima è andata ed è la caramel, queste pure non mi ricordo quanto l'ho pagata, ma è una cavolata, tipo pure queste 4 euro, 3 euro, boh, non mi ricordo. Poi mi vado sempre a pulire, quindi ogni palette mi vado a pulire, ragazze. Eccomi qua, ragazze. Allora, adesso andiamo con la chocolate, che è quella più scura dei pack. Noi siamo andate a utilizzare la caramel, che è una media, vedete, decolorazione, quindi più scura, media. E poi abbiamo quella più chiara, che va sul giallino. Quindi andiamo sulla più scura, che è la chocolate. Bellissimo pack. Sempre 7 colori. Solita pellicola, solito specchio. Questi pure sono veramente belli. Questo ha lo stesso disegno di quell'altro, ovviamente colorazioni diverse. Qui abbiamo 3 matte, come potete vedere, 4 shimmer. Allora, andiamo a swatchare 2 matte, quindi vi swatcho questo e
questo, anzi andiamo a vedere questo chiaro per vedere com'è, che poi tanto tanto chiaro non è. Questi pure insieme, eccoli qua, guardate la sfumatura che danno, cioè top. Infatti non è proprio chiaro, guardate, non è tutto sto chiaro, e questo è quello con la sfumatura, cioè, ma sono proprio pigmentati, bellissimi. Poi dei shimmer andiamo a swatchare questo e questo qua. E allora, ragazze, nel video non si rende conto, ma c'è certi brillantini fini proprio arcobalenati, cioè bellissimi. Non so se si vede niente, non si percepisce. Comunque andiamo a swatchare questi due. È bellissime queste palette, mi sono piaciute subito quando l'ho viste. Cioè, guardate quante belli. Madonna, wow, aspettate, questo l'ho preso poco. Eccoli qua, sembrano uguali ma non sono. Questo è molto più luminoso, questo è un po' più tenue, e questo è più scuro e questo è più chiaro. No, vabbè, ragazze, che vedevo lì. Top. Anche questa, la chocolate andata, bellissime, veramente, non ho parole. Ok, andiamo con l'ultima palettina di questa collezione. Abbiamo la Toffee, che è quella più chiara, come potete vedere. No, vabbè, carinissima. Sempre specchio, sempre pellicola. Ed ha questi colori qua, stupendi. Guardate il bianco di mezzo, che roba. Qui abbiamo sempre tre matte e quattro shimmer. I matte andiamo ad operare. No, facciamo questo marroncino, che arancione abbiamo utilizzato prima. Questo e questo, che è tra un rosa e giallino. Quindi il marroncino. E questo rosa e giallo, eccoli qua. Oh, vabbè, guardate la sfumatura tra il giallo più chiaro e quello più scuro. Adoro. C'è il, vabbè, quello arancionino. Eccoli qua. Poi sono soft touch proprio, cioè al tatto. Guardate la sfumatura tra questo più scuro e questo più chiaro. No, vabbè, bellissimi. Poi come shimmer vado a utilizzare. Questo è strano perché c'ha proprio delle pagliettuzze, vedete, grandi. Andiamo a utilizzare questo bianco, che sono curiosa, e questo oro qua, oro giallo. Belli, eh? Questo volendo potete utilizzare anche come illuminante. Cioè, guardate che top, con una passata solo. Stupendi, veramente. Vabbè, ragazzi, a me queste palette mi sono piaciute tanto. Non vedo l'ora di utilizzarle, guarda. Allora, fatemi sapere sotto il video se volete queste tre palette in azione, una delle tre, oppure altre due palette che vi farò vedere adesso. Eccomi qua, ragazzi. Allora, l'altra palette è questa qui, che è molto molto bella. Io le cose non le ho prese in un unico venerdì. Alcuni venerdì e poi un altro venerdì, praticamente. È veramente bella anche il pack. Sempre della Coco Girl, Very Beauty, a 63 colori e shadow. Guardate la scatolina quanto è bella. Questa è la parte sopra che adesso levo. Dietro è così. Questa 12 euro. Questa mi ricordo 12 euro. Cioè, vabbè. È veramente bella, ragazza, il pack. Apriamola. Ah, lo specchietto carino. Peccato che non ha la pellicola. Guardate il sopra con lo specchietto, bellissimo. E questi, ragazzi, sono i colori. Cioè, guardate. Cioè, guardate quanto spiccono. 1, 2, 3, 4. Quest'altri pure sono shimmer, quindi c'è la varietà dei matte, dei satinati, shimmerini. Così, shimmerini un po' più forti. Qui ha pure i nomi, ragazzi, ma non ve li sto a leggere perché sono veramente tanti. Ora faccio vedere così. Cioè, guardate. Quindi andiamo a sbucciare un po' di più. Allora, qua vi faccio tre matte. Matte, quindi vado un po' a random. Allora prendo un malvino, prendo un fucsia e prendo un corallo. Allora, così vediamo questi come sono. Malva, fucsia, corallo. Non me l'aspettavo. Pure questi pigmentati si vedono, belli, molto. Guardate sto corallo. Pareva tanto chiarino, invece. Allora, leviamo, tampono un po' per asciugare un pochino.
Allora, di shimmer facciamo una cosa. Wow, questo qui è veramente bello, ragazze. Sto Sweet Elite perché è un oro, ma ha tutti i micro glitter arcobaleni. No, vabbè. Allora, di questi qui forti, vi utilizzo questo qua, uno. E due, andiamo a utilizzare qualche shimmerino di questi qua, tranquilli. Allora, faccio uno, questo due, questo qui quindi. 3 e questo 4 qua sopra. Belli, eh? Questi quelli shimmerini normali. Guardate questo, che bello. Eccolo qua, vedete come ha tutte le pagliette, bellissimo. Fatemela chiudere. Se c'era una pellicola era meglio. Ragazze, top. Questi due shimmerini di queste colorazioni qua. Questo iridescente bianco, panna, champagnino. E guardate questo, vedete che c'ha tutti. No, vabbè. È veramente bellissima. Bellissima sta palette. Non pensavo fosse così bella. Quindi fatemi sapere se volete questa. Quindi scegliete tra le tre palettine o questa qui o la prossima che vi farò vedere. A parte che a random le andiamo a utilizzare tutte comunque, eh. Perché voglio fare tutti i video di questa, di un'altra, così più o meno vi date un'idea. Vabbè, no, delle tre palette queste qua, no, ve ne utilizzo solo una. Vediamo questo che è il pezzo proprio forte del tutto, questo mi è costato 15 euro. Tata. E quelli che si vedono pare su AliExpress, queste robe qua. Questa è la scatolina, sempre di Coco World. Queste ce n'era solo due, che l'ho preso, fate tempo a prenderli io, un'altra ragazza. Scusatemi, un'altra ragazza. Qua c'è scritto qua a wedding e queste sono tutte brillantinate le pupette. Allora, andiamola ad aprire. Io non parlo, ve lo faccio vedere a voi. Cioè, guardate. Guardate che roba. Praticamente qua abbiamo ombretti. Questi sono tutti ombretti. Questi sono tutti quattro blush, tre illuminanti, 3, 4, 5, 6 eliner glitterati, quindi per metterlo qua e volendo sotto di base posso mettere nero e sopra questi e 3, 4, 5, 6 rossetti. Qui a voglia sbocciare adesso. Allora, intanto vi faccio vedere bene gli ombretti. Eccoli qua. Questi sono gli ombretti. Qua abbiamo i 4 blush e qua abbiamo i 3 illuminanti. Di qua abbiamo queste tonalità di rossetti, 6. E qua abbiamo 6 eyeliner glitterati. Adesso andiamo, ragazzi, a provare tutto. Allora, la palettina, ovviamente ci sono vari shimmer, 6 matte, no, 7 matte, sì, insomma, un po' di matte e un po' di shimmer. Quelli più potenti sono 1, 2 e 3. Vi swatcho 4 shimmer, quindi vi swatcho questi 3 che sono i più potenti e uno normale. Quindi andiamo a vedere. Ragazze, cioè, questi vengono su che è una meraviglia. Questo assomiglia a un gel color che ho dei passioni unghie. Questi sono quelli tre potenti. Questo è quello tranquillo. No, vabbè. Io non dico niente. Ah, questo qui è quello tranquillo. Sempre satinato, shimmerino. Guardate questo bianco iridescente, che roba. Guardate questi due. Non ho sti ombretti, soprattutto questo con le pagliette forti così, cioè grandi. No, vabbè, adoro. Ragazze, top proprio. Levo subito, ritorno. Eccomi qua, ragazzi. Allora, i tre matte, bellissimo sto fucsia. Uno, due, tre. Questo l'ho preso poco io, che col mignolo poco. Ecco qua. Qui è rimasta la paglietta di prima, anche questi comunque si vedono. Perfetto, belli, anche i matte, sono piaciuti. Ok ragazzi, adesso andiamo a swatchare i 4 blush, che vi faccio vedere un attimo meglio, vi faccio vedere un attimo al contrario, eccoli qua, queste sono le colorazioni dei blush. 1, 2, 3 e 4. Abbiamo praticamente il primo che vi ho swatchato,
Questo qui è un fucsia, il secondo è un rosa classico normale, il terzo è un corallino, il quarto è un rosa un po' più scuretto. Belli, si vedono pure. C'ho paura di questo e questo, di metterlo pochino all'inizio, perché dopo c'ho paura che viene troppo. Belli, ovviamente il blush non deve essere una cosa potentissima, ragazze. Adesso mancano i tre illuminanti, quindi vi swatcho quello oro. Questo è un rosa antico e uno champagne. Tutti e tre. Sono curiosa di questo che è molto particolare come oro. Uno, due e tre. Belli. Andiamo a vedere. Bello sto oro, guardate che bomba. Bellissimi, eh? Come illuminanti. Belli proprio. Sì. Molto. Ok, ragazzi, adesso andiamo a smucciare i rossetti. Allora, li ho presi tutti e sei. Contate che questi non sono matte. Andiamo dal primo, questo qua. Fa vedere se profumano. Ah, e comunque sono piccolini, però carini. Allora, adesso vi swatcho tutti e sei senza che me sto a far vedere così, se no non finiamo mai. Eccomi qua, ragazzi, li ho swatchati. Abbiamo l'uno, il 2, il 3, il 4, il 5, 6. Allora, questi non sono quelli coprentissimi, come fossero lip gloss colorati, però sono molto molto carini. Belle le colorazioni. Mi piace, molto molto carini. Adesso è l'ultimo pezzo e non vedo l'ora. Andiamo a vedere questi eyeliner. Li levo sempre da qua, ragazzi, arrivo subito. Eccomi qua, ragazzi. Allora, abbiamo questi sei eyeliner di queste colorazioni qua. Abbiamo fucsia, quest'argento bianco rosso. Questi due, ragazzi, sono uguali, mi pare. Boh, mi pare che sono uguali questi due. No, questo è in giallo e questo è in arancione. Sì, questo è più scuro e questo è più chiaro. Andiamoli a provare insieme, andiamo a vedere. Boh. Eccomi qua, ragazzi. Allora, sono veramente belli. Qui un po' troppo mi ce n'è andato. Molto, molto belli. Ovviamente prende, non prende, dopo dipende. Insomma, adesso non è che sono stata abbondare. Guardate questo, quindi viola, bianco, argento, questo è quello giallo, quello rosso e quello arancione. Questi ovviamente credo che si vedono molto bene del nero, dell'eyeliner. Metterò sempre l'eyeliner nero e sopra questi. Dipende in base che make-up ho e metto uno di questi colori qua. Bella sta palette, mi è piaciuta, sono soddisfatta, carinissima. Bella, bella, bella. Ok, ragazzi, allora per quanto riguarda il make-up abbiamo finito. Vi ho fatto vedere anche le due magliette che ho acquistato, che ripeto, va bene. Adesso vi faccio vedere la camicetta e la giacchetta di jeans. Eccomi qua, ragazzi. Allora, questa qui è la camicetta, veramente veramente bella. Adesso ve la faccio vedere meglio. Le maniche tre quarti fino a qua e questa è taglia unica. Allora, è veramente bella. Guardate che c'è praticamente l'orsacchiotta. E veste, scusate, sotto c'ho il pigiama, veste così, a me le camicione così mi piacciono veramente tanto, guardate quanto è bella l'orsacchiotta, e dietro è così, l'orsacchiotta in grande, è veramente bellissima, è veramente veramente bella, ragazzi, mi piace tanto, questa pure 12 euro mi pare costata, molto molto bella. E adesso vi faccio vedere la giacchetta di jeans. Eccomi qua, ragazzi. Allora, questa qui invece è la giacchettina di jeans. Come avevo detto già all'inizio video, quando mi ero messa a farvi appunto questo video haul, vi avevo detto che la giacchetta infatti non ce l'avevo, però voi non cambiava niente perché comunque la vedete lo stesso, insomma, no? Però comunque, come avete visto all'inizio video, mi avete visto truccata in un certo modo, e adesso ho un altro tipo di trucco perché è un altro giorno. Ho aspettato un'altra settimana. E per prendere questa giacchetta, perché quando la mia amica, appunto la ragazza che rivendo là le cosine, le aveva finite queste, quindi ci ho dovuto aspettare un'altra settimana prima che ritornavano. Ed è veramente bellissima. Adesso la faccio vedere meglio. È taglia unica. Allora è tutta nera. Qui vabbè, devo allacciare i bottoni. Poi mi ha regalato anche la stampella, meglio così. Tutta nera dei jeans, che questa è adatta per questo periodo qua primaverile. Qui al bottoncino ha tutte queste borchiette, vedete? Ma è fatta veramente bene, è bellissima.
È proprio proprio bella. Adesso sbasso un po' così la vedete meglio. Vedete, è fatta così. Qua c'è le taschine, queste sono vere ed è fatta così ed è veramente veramente bella. Mi piace un sacco. Scusate per il pigiama sotto. De lato è così e dietro è così e praticamente ha, come potete vedere, anche le borchie qua. Poi volendo questa, dopo questa la slaccio perché, ok, c'è anche la cinta. Vedete, la cinta è così. E adesso questa non so come si mette. Vabbè, comunque, volendo anche la cinta. Non so se si mette così, non so questi tipi di... Io non sono abituata con le cinte, boh, come si mettono. Non lo so come si mette la cinta. Aspettate, cioè queste qui così, la cinta classica, sì, lo so perché... Va bene, comunque questa qui è la cinta. Ah, ok, la tirate tipo e fa così. Pure così è carina, con la cinta così tirata. Però io non credo di metterla, volendola, potete anche... Levare, io infatti non la metto, tanto questa la levo, eccola qua. Quindi questa qui è la giacchettina di jeans, veramente veramente bella, l'adoro, la amo, mi piace veramente tanto. E niente ragazze, che dirvelo, spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così mettete un pollice in su sul video, sotto il video, scusatemi, commentatemi, fatemi sapere qual è stato il vostro pezzo preferito. E niente, io vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!